Buonasera amici, allora dopo tanto tempo riprendo la mia serie di parlo bene dei miei musicisti preferiti. Questo è il gruppo che io preferisco in assoluto dopo o insieme ai Beatles. Sono Crosby, Stills, Nash e Young. Questo è il loro capolavoro, si chiama Deja Vu, poi ne parlerò. Loro sono nati come Crosby, Stills e Nash. Crosby, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. Sono nati come Crosby, Stills e Nash e poi si è aggiunto Young. Allora, intanto, perché sono così bravi e che importanza hanno avuto nel rock? Allora, loro, diciamo, hanno un po' incarnato lo spirito della musica californiana, quella proprio, diciamo, dei figli dei fiori. I cosiddetti hippie, perché facevano una musica bellissima, acustica, cioè chitarre acustiche, strumenti acustici, e in particolare in questo loro primo album di debutto, già la copertina parla di un po' di relax, un po' di campagna, c'è una palma, sul divano, una chitarra in mano, tre amici, diciamo, così, un po' sull'hippie. Questo è il batterista qua dietro, Dallas Taylor. E qui ci sono, ecco, vedete? Pellicce, capelli lunghi. Vabbè, insomma, comunque musicisti molto immersi nella natura, e facevano una musica meravigliosa. Già in questo primo disco, ecco, poi ci sono decorazioni, sempre molto figurative, le loro cose, c'era un'atmosfera in California super creativa, c'era un'atmosfera eccezionale e già in questo primo disco, cioè gli artisti vivevano tutti un po' insieme, cioè avevano le ville nei canyon intorno a Los Angeles, a San Francisco, e facevano vivevano un po' come in una comune, tutti insieme, cioè avevano varie ville in cui andavano a suonare, indisturbati. Suonavano in giardino, con la piscina, insomma, e creavano molto, creavano una musica meravigliosa. Qui, per esempio, già ci sono dei capolavori, questo primo disco, non so se dirvi i titoli, ma insomma, è una musica che fa volare la fantasia, proprio ai massimi livelli. Io me ne sono subito innamorato. Io li ho conosciuti in realtà con questo disco qui, il loro secondo, quando poi si unì Young, perché loro nacquero come Crosby, Stills e Nash. Allora, praticamente, diciamo che lo spirito dei personaggi è questo qui. Crosby è un visionario, un grande sognatore, usava anche accordature particolari della chitarra, fa quasi un folk cosmico, quasi jazz, molto sognante e molto tecnico anche, di una grande bravura, e molto ispirato, liriche anche molto spirituali, e un grande talento. Lui era stato nei Birds, grandissimo gruppo folk rock, e Stills proveniva dai Buffalo Springfield dove era con Neil Young. E aveva già anche lui belle canzoni scritte, era bravissimo. E lo chiamavano Capitano Mille Mani, Captain Many Hands, perché in questo primo disco suonò quasi tutto lui, e anche la notte. E era un multistrumentista di una bravura eccezionale, un grandissimo chitarrista. Questo Nash, Graham Nash, inglese, veniva da un'esperienza molto importante in Inghilterra con gli Hollies, un gruppo molto pop, e lui si stava un po' differenziando, faceva dei testi un po' hippie, dei testi un po' hippie, un po' più alternativi, e si incontrò con loro, li conobbe in California e da lì nacque questo trio meraviglioso. E queste band, quando una band è un supergruppo, per loro fu inventata la parola supergruppo, cioè membri di
band già di successo che poi si uniscono tra di loro e formano un super gruppo. E sembra che quando si unirono loro tre per la prima volta in casa di Mama Cass Elliot, un'altra dei Mamas e Papas, insomma un'altra grande musa della musica di quegli anni, e sembra che provando una canzone subito sentirono che era una cosa grandiosa. E la stessa cosa successe alle Zeppelin la prima volta che suonarono insieme in uno stanzino e agli Who la prima volta che suonarono insieme col batterista Keith Moon. Sembra che c'è un momento quando nascono questi gruppi in cui boom, come proprio sentono un botto e si mettono a ridere per la gioia, come dire abbiamo trovato quello che cercavamo nella vita e da lì poi comincia l'avventura di fare. Infatti fecero questo disco stupendo, che ebbe grandissimo successo. E da cui poi a un certo punto cominciarono a fare tournée, si accorsero che mancava qualcosa e Stills si ricordò di Neil Young, che era il suo amico e partner, anche un po' rivale. E allora questo Neil Young, diciamo che è un po' il più tenebroso dei, è quello che piace un po' di più anche a me, questo qui Neil Young. Tipo molto misterioso, ma un grandissimo talento. Ho fatto anche un video soltanto su di lui, ma ne dovrei fare 10 su di lui, perché in realtà è il mio autore preferito. È l'unico poi che ha avuto una carriera interminabile, ancora adesso suona e fa dischi. E un po' è quasi l'unico che potrebbe paragonarsi a Bob Dylan per impatto e quantità di mole scritta e di qualità. Comunque, quando arrivò lui, che è questo qui, insomma, Neil Young, la band prese anche una svolta un po' più elettrica, un po' più, anche faceva grandi concerti in cui facevano una parte acustica e una parte elettrica, proprio separata in due il concerto. E loro vennero osannati, ebbero fin troppo successo, erano dei mostri, dei fenomeni, secondo me. Insomma, gli unici che potrebbero avere un impatto simile ai Beatles, agli Stones, se non che poco dopo sono arrivati le Zeppelin, che sono subito, forse dopo, non lo so, e qua è inutile stare a fare le classifiche. Comunque, vabbè, comunque loro fecero, hanno avuto una carriera meravigliosa e allora nella loro musica è sempre una grande ricercatezza musicale. Grandi lavoro sugli strumenti, chitarre meravigliose sempre. Sono degli artigiani che hanno fatto musica di grandissimo livello, che fa sognare. E poi hanno fatto delle canzoni che poi risentiamo anche nelle pubblicità. Our House l'ho sentita nelle pubblicità, Teacher Children e tantissime altre. E loro poi hanno fatto dei cofanetti individuali. Il primo fu questo di Crosby, stupendo, in cui ci sono le loro canzoni raccolte migliori, insomma. Poi fu la volta di Stills, Stephen Stills, e poi Nash. A un certo punto loro hanno poi intrapreso la carriera solistica anche in contemporanea. Ebbe grande successo il primo disco di Stills, questo qui, molto bello, in cui sono addirittura in una canzone Jimi Hendrix e in un'altra Eric Clapton, insomma, secondo disco anche stesso simile. E questo disco qui di Crosby è uno dei più importanti della storia del rock. In cui c'è tutto il gotha, diciamo, tutti i musicisti californiani, di cui lui era un po' un catalizzatore, conosceva tutti, eccetera. Tutti quanti hanno suonato qui con lui ed è riuscito a fare un po' un capolavoro della musica californiana di quegli anni lì. Anche Nash fece un ottimo album d'esordio, Songs for Beginners, canzoni per principianti, insomma, anche lui e fece un ottimo disco. E Neil Young, vabbè, tutta la carriera è stato quello che ha avuto più successo e
è un po' una spanna un po' più in alto degli altri, anche per prolificità, ha scritto di più. Comunque, questi sono dei grandissimi artisti. Non a caso anche loro hanno fatto qualche canzone dei Beatles. Qua ce n'è una, c'è Bluebird, c'è Blackbird dei Beatles. Insomma, sono veramente fenomenali. Io li collocherei, insomma, per me, insieme a Beatles e Stones, anzi, un po' più dei Stones. Insomma, diciamo, questi sono secondo me, diciamo, il miglior prodotto della musica americana, forse, se vogliamo, per i miei gusti, eh. E comunque è un super gruppo che negli anni ha fatto tante incisioni, tanti dischi e sono fenomenali. Bravissimi anche dal vivo. Le caratteristiche sono che, in particolare, Crosby e Nash insieme combinavano le voci in una maniera incredibile e anche lì si sono trovati da subito come una magia. Hanno cominciato a fare le harmonies, si chiamano, quando due voci camminano in livelli diversi, cioè non cantano lo stesso, si chiamano fare armonia, si dice, no? In inglese americano harmonies. Queste voci che si continuamente si incrociano e hanno creato qualcosa di unico. Stills, un multistrumentista eccezionale, grande chitarrista e musicista. Neil Young, anche lui, grande fantasia. Spesso ci sono stati anche interventi di orchestre, intere orchestre nelle loro canzoni, e anche di altri musicisti della West Coast, della musica californiana. Non so che altro dirvi per farvi venire voglia di andarli per lì a scoprire. E loro, la loro sigla è CSN, CSN, Crosby, Stills, Nash and Y Young. Crosby, Stills, Nash and Young. Ok? Questo qui è il loro capolavoro, Déjà Vu. Ecco, per esempio, se cominciaste da qui, benissimo, con subito un capolavoro che si chiama Carry On. Una canzone che si chiama Carry On e poi c'è Teach Your Children. Ecco, già solo queste due canzoni sono illustrative del loro stile, della loro personalità e del loro talento smisurato. Io ripeto, per me sono il massimo dei massimi insieme ai Beatles. Io ho sempre voluto bene, c'ho anche un posterone grosso quanto mezza camera in camera che mi regalò mio cugino da ragazzi e poi da lì mi sono innamorato anche molto di Neil Young, che rimane il mio preferito in assoluto. E poi ho conosciuto 200.000 altri musicisti che mi piacciono, però diciamo come impatto anche emotivo, un po' come Beatles, a quel livello lì per me. E quindi vi saluto invitandovi se volete conoscerli. Ecco, qua si vedono qualche anno dopo un altro buon disco che secondo me era buono, American Dream. E poi c'è per esempio il capolavoro di Neil Young, Harvest, ecco questo, il disco forse più di successo di tutto questo pacco. E vi consiglio di conoscerli, e sono un po' secondo me il cuore della musica americana, che secondo me è immancabile in una discoteca, almeno questo qui. Ecco, questo qui secondo me è uno tra i migliori 10 dischi da possedere, del rock. Ci metterei questo di Neil e il doppio bianco dei Beatles, così, a getto, tra i primi 10 dischi del rock, secondo me. Vi saluto, questa era un'altra puntata di Parlo bene dei miei eroi musicali. Oggi ho parlato di Crosby, Stills, Nash & Young. David Crosby, Stevens americano, Steven Stills americano, Graham Nash inglese, Neil Young canadese. Tra i miei eroi preferiti, che tuttora adoro e che consiglio a tutti di conoscere, anche ai più giovani,
provate a sentire questi dischi che vi ho indicato e sicuramente respirerete tanta fantasia. C'era molta fantasia in quell'epoca, erano anni di grande, la fantasia volava. Si viveva un po' in maniera diversa, tutti insieme, un po' alla hippie, figli dei fiori, e questo produceva, però produceva anche tanta fantasia, e gli artisti erano molto liberi di creare, le case discografiche li lasciavano fare e avevano anche grandi mezzi. E fu una stagione d'oro, che magari ce ne fossero di periodi così fertili. Ok? Arrivederci.